Perché il presupposto di fondo, la vera forza è la consapevolezza. Se noi vogliamo abbattere il narcisista, dobbiamo capire, soprattutto se abbiamo a che fare con un narcisista maligno, e dobbiamo tenere presente che i tratti salienti del narcisista maligno sono, soprattutto lo vediamo nella caratteristica di cercare conferme, di voler cercare conferme, di voler trovare conferme a scapito degli altri. Quindi il narcisista maligno ha un po' questa caratteristica che vuole, possiamo dire, umiliare, criticare, controllare e sfruttare tutte le persone con le quali viene in interazione. Perché? Intanto salutiamo anche Davide 9RR. Ciao Davide 9989R, benvenuto. Ricordo che chi volesse entrare in chat basta che fa un piccolo abbonamento, un piccolo fee d'ingresso e può tranquillamente entrare in chat. Quindi questa è un po' la condizione, no? Il narcisista maligno ha, diciamo, percepisce il mondo, salutiamo anche Paradox. Percepisce il mondo, Miriam Mi, eccolo qua. Percepisce il mondo in modalità vincente o perdente. Quindi ogni relazione per il narcisista è una battaglia. E l'errore grave che si fa è quello di entrare direttamente in contrasto con il narcisista, perché sono abituati a gestire questo tipo di relazioni. Diciamo la sofferenza che provocano nei loro partner quando si ha una relazione con il narcisista è indispensabile per alimentare la loro, possiamo dire, ferita narcisistica. Quindi il paradosso è che il narcisista maligno soprattutto si alimenta. Un saluto anche alla nostra Stella Marina che è tornata, la grande Stella Marina. Il narcisista si alimenta soprattutto della sofferenza che riesce a produrre nelle altre persone, nel condizionamento che riesce a produrre. E questo è, diciamo, il concetto fondamentale, per cui è indispensabile tenere presente che i narcisisti di fatto hanno un'autostima fragilissima, per cui per combattere il narcisista, cioè per abbattere il narcisista, salutiamo anche Betty Kotich, è veramente fondamentale riuscire a, diciamo, distruggere del tutto la sua autostima. Beh, chi fa la vittima è, ad esempio, il narcisista covert, tendenzialmente tende a fare la vittima, a lamentarsi perché tu lo rifiuti. Ma una persona che non riesce a superare un rifiuto è di fatto narcisista. Dal mio punto di vista è narcisista, è una persona immatura, perché il rifiuto dobbiamo imparare a superarlo. Quindi il narcisista covert tenderà a lamentarsi, il narcisista istrionico no, il narcisista istrionico agirà diversamente, diciamo, tendendo a coinvolgere e far innamorare. Quindi i narcisisti hanno un'altra caratteristica che si annoiano nelle relazioni molto facilmente. Ma paradossalmente l'unico modo per tenere un narcisista è non dimostrare di essere innamorata. Questo sembra strano, ma è così, perché nel momento in cui tu gli dai la sensazione di essere innamorata, hai già perso. Questo è fondamentale. D'altra parte, come dice Ottavio, un certo grado di narcisismo esiste in tutte le persone. Teniamo presente che il narcisismo primario, i bambini sono narcisisti, il narcisismo primario è presente in tutti. Il problema è quando questo narcisismo da primario, diciamo, non ha una regressione e si manifesta nella vita adulti, con l'incapacità di amare, il voler controllare, il voler dominare. Perché anche l'anaffettivo, se vogliamo, non sa amare, di fatto non sa dare affetto, però non vuol manipolare nessuno. Quindi, come dire, io non ti do amore, ma non mi rompere i coglioni, e come dire, non mi frega un cavolo di quello che fai e di quello che non fai, no? Se vogliamo anche, salutiamo anche Liana Adami, anche il Peter Pan, o tante, come dire,
la principessina potrebbe non amare o non amare in modo completo, diciamo così. Ma il narcisista è diverso. Il narcisista non solo non ama, ma vuole controllare, vuole dominare, vuole, diciamo, umiliare le altre persone, vuole ferire, le vuole dimostrare la propria superiorità, cercando di far sentire gli altri inferiori. Questo il dramma del narcisista. Il narcisista maligno ha anche, diciamo, una vena di sadismo dentro, no? Quindi questo è un po' il concetto fondamentale. Se noi vogliamo colpire il narcisista, dobbiamo colpirlo proprio nella sua autostima, senza litigare con lui, ma attraverso l'indifferenza. L'indifferenza è un po', come dire, la pietra è un po' la criptonite per il narcisista. L'indifferenza lo distrugge o la distrugge, perché poi sono anche narcisiste donne, ovviamente. Ma i narcisisti non amano neanche se stessi, se vogliamo, perché hanno, per amarsi bisogna avere una percezione diversa del mondo. Se tu vuoi amare, ti vuoi amare, devi comunque avere una percezione positiva del mondo. Salutiamo anche Miriam, no, Noemi, Noemi. Quindi, diciamo che poi uno dei principali problemi che si hanno con i manipolatori, con i narcisisti maligni, è proprio quello, che spesso sono, diciamo, come dire, ci fanno sentire gratificati all'inizio, per cui il narcisista maligno non sente neanche di avere una sensazione di essere, tra virgolette, patologico, perché non sente, non andrà mai da uno psichiatra a farsi curare il narcisista maligno, perché non pensa di essere psichiatrico e quindi non, come dire, non ha questa capacità di autopercezione. E ovviamente tutte le azioni che fa un narcisista, se ci pensate bene, saranno volte allo scopo esclusivo di manipolare l'altra persona, ma anche lo psichiatra narcisista. Beh, potrebbe essere anche lo psichiatra narcisista. Normalmente, un saluto anche a Wormhole, chi fa questo mestiere dovrebbe avere risolto in qualche modo le proprie problematiche. Però non è detto che avvenga. Tenete presente una cosa fondamentale, che la cosa più difficile è sgamarli, perché i narcisisti, i manipolatori, sembrano esseri umani, sembrano quasi esseri umani, sembrano quasi come noi, come gli altri, ma in realtà non riescono a provare empatia per i loro simili. E anche non riescono a provare empatia anche nell'ambito di una relazione. Paradossalmente non riescono a provare empatia neanche per i genitori, per i figli, per i partner. E non li cambierete mai, cioè nel senso che certo che tutti cambiano, sembrano esseri umani. E no, ma esatto, anche i narcisisti sembrano esseri umani. Cioè, all'apparenza sembrano esseri umani e poi invece no, non lo sono, diciamo così. Ma teniamo presente questo, che non cambieranno mai, o perlomeno cambieranno nell'ambito della relazione, nell'ambito cambiano, ma non cambiano il loro obiettivo. Cioè, voglio dire, allora, il narcisista istrionico, ad esempio, è camaleonte. Per cui cambia sempre, è come una coperta bagnata, no? Che si adatta alla persona, è come una coperta bagnata, quindi cambia sempre, ma non è che cambia il suo obiettivo è sempre lo stesso, quello di manipolare, far del male, umiliare, eccetera. Poi certo che nel comportamento cambia, quindi spesso le persone già è cambiato, ma è cambiato nel comportamento apparente, ma la sostanza è come dire, cambia l'orchestra, ma la musica di fatto è sempre la stessa, quindi l'obiettivo non lo cambio perché l'obiettivo è intrinseco. Quindi, ovviamente,
ci sarà qualcuno che cambia anche, per carità. Non voglio escludere questo, perché qualcuno che magari farà terapie, cose varie, percorsi vari, potrà anche cambiare. Come dicevamo sempre, non so, Paolo di Tarso è caduto da cavallo e ha avuto l'illuminazione, diciamo, da persecutore dei cristiani è diventato il fondatore della religione cristiana. Ma è un caso, no? Cioè, sperare che il narcisista cambi è come sperare di campare spendendo ogni giorno 1 euro in un biglietto del Superenalotto. Come dire, sapete, non è che ogni biglietto del Superenalotto ha probabilità di essere estratto 1 su 600 fischia milioni. Quindi praticamente nulla, no? Cioè, pensate, 1 su 600 milioni. Certo che ogni 600 milioni ci sarà un vincitore, però ogni 600 milioni di biglietti estratti, no? Quindi questo è il concetto di fondo, no? Quindi sperare di campare comprando biglietti della lotteria, biglietti diciamo, del Superenalotto, vuol dire che la maggior parte della popolazione morirà di fame e uno si salverà. Cioè, su 600 milioni, 599 milioni, 999.999 morirà di fame e uno diventerà ricco, no? E questo è un po' il concetto, no? Ogni volta se ne eliminiamo il continente Europa, in Europa ce ne resta uno. No, di meno, perché... oh, buonasera Giorgio Cameli, Abemus, grande Giorgio Cameli, quando vedo Giorgio Cameli non posso... Ah, tra l'altro, adesso che vedo Giorgio Cameli, mi raccomando, domani sera ci sarà un grande amico di Giorgio Cameli, Leonardo, per cui, che è anche un grande esperto di NFT. So che la maggior parte di voi è ignorante e non sa cosa sono le blockchain, gli NFT, le realtà virtuali. Però domani sera, mi raccomando, alle 21 sul canale Massimo Termasco, non perdetevi la diretta con il nomade digitale, che tra l'altro ha curato anche il progetto di Giorgio Cameli, ha lavorato anche con Giorgio Cameli. Quindi mi raccomando, domani sera appuntamento imperdibile, ore 21, ore 21, e abbiamo un evento interessantissimo. E quindi stavo dicendo, se voi volete pensare di campare comprando biglietti della lotteria, biglietti del Superenalotto, morirete di fame. Cioè, uno ogni 600 milioni camperà. Questo è il concetto fondamentale. Uno ogni 600 milioni camperà, gli altri moriranno di fame. E così è la stessa cosa. Se tu speri che il narcisista cambi, se tu speri che il narcisista cambi, il narcisista non cambierà. Ne cambieranno 1 su 600 milioni, in meglio diciamo, in peggio cambieranno tutti. E quindi è inutile che stai lì a perdere tempo, a perdere la tua vita, a dissipare la tua vita. E tenete presente veramente che apparentemente il narcisista sembra un essere umano, lo ripeto, sembra un essere umano in apparenza, perché ha 2 occhi, un saluto a Roxy Rosa, 2 mani, 2 braccia, 2 gambe, quindi ha una sembianza umana. Ma in realtà il narcisista non è umano perché gli manca quella parte di cuore, gli manca quella parte di empatia, gli manca quella parte di emotività, per cui potrebbe essere più vicino veramente a un visitors, no? A un rettiliano, no? Come noi chiamiamo, diciamo, tra i tanti, come dire, esseri che abitano la galassia, ci sono anche i rettiliani, ci sono anche i rettiliani. E il narcisista assomiglia a un umano, ma in realtà è un rettiliano di fondo, no? Se vogliamo. Rettiliano non dico a caso la parola adesso, non sto dicendo che è un visitor, ma sto dicendo che ha la mentalità del rettile. Il rettile, e infatti c'è il cervello rettiliano, praticamente come dire, se, come, quasi come il narcisista avesse il cervello mammaliano, che è quello del mammifero, atrofizzato, addormentato. E quindi una sorta di zombie, come dice giustamente Giorgio Cameli, Michael Jackson ne ha usati molti per il film thriller, no? E quindi manca del cervello mammaliano. E ha il cervello rettiliano, che è quello che bada all'uccidere, alla sopravvivenza, e anche il cervello cognitivo, perché poi molti narcisisti hanno anche un'intelligenza cognitiva da robot, diciamo, no? Per cui non è, ma non è umano fondamentalmente, nel senso dei valori umani, non ha valori umani. Non
no, o perlomeno non ha valori umani positivi. Ma non è che non ha sviluppato il mammagliano, non lo utilizza, diciamo, perché fisicamente ce l'ha, nel senso che il mammagliano e l'amigdala, diciamo, l'ipotalamo, non è che non ce l'ha, non è che non ce l'ha, ma non lo usa, come dire, è come uno che ha un qualcosa e non la usa. È come se tu guidi in macchina e hai 6 marce e ne usi solo 4. Non è che la quinta e la sesta non ce l'hai, ma usi solo dalla prima alla quarta, perché la quinta e la sesta non la usi. E allora, diciamo che è come se. Non le avessi. Quindi, però, teniamo presente questo, che salutiamo anche Laura Zucchi, salutiamo anche Noemi Puglia, insomma, Davide. Però non è detto che il narcisista, diciamo, non sia intelligente, anzi, molti hanno una vivida intelligenza. Però tornando a prima, sperare di cambiare un narcisista è come sperare di cambiare la propria vita comprando biglietti della lotteria. Ce n'è uno su 600 milioni che vincerà e gli altri moriranno di fame. Quindi i narcisisti poi sono abilissimi nell'utilizzare le maschere. E quindi se tu combatti con loro, vai sul loro terreno, usano anche la maschera della sensibilità, usano, come dice Eleonora S., sono molto intelligenti, mezzo nascondono intelligenti, sì, e ucciso 85 donne, certo, hanno livelli di intelligenza cognitiva molto alta, è corretto questo, ma hanno anche delle maschere in grado che utilizzano per raggirarci. Recitano alla perfezione, soprattutto il narcisista istrionico è un Gassman, cioè anzi Gassman di Von Baff. A parte che Gassman diceva lui di essere narcisista, non lo so, però comunque sono dei bravissimi attori, no? E ovviamente la loro mente, secondo me, è in un terreno di confine tra la normalità e la patologia, è un terreno in cui tutto è sfumato, in cui diciamo. Tra l'altro, il narcisista è anche un parassita, se vogliamo, no? Istronzoni, la triade loro, l'intelligenza alta, l'empatia, la maschera. Esatto, sì, è la loro forza è quella, diciamo. Hanno un'alta intelligenza, non hanno empatia, hanno la maschera e hanno anche questa parte di aggressività, no? Che fa parte del cervello mammagliano, sono degli attori nati, come dice Betty Kotich, dei commedianti, e sono anche parassiti, sono un po' come le zecche, no? Perché la zecca, tra l'altro, avete presente la zecca, quella che vi prendete quando andate, che ne so, sul prato, no? C'è la zecca. La zecca, quando te la prendi, io non, grazie a Dio non ho mai avuto zecche, però dicono che quando la prendi non devi schiacciarla, perché se la schiacci ti inietta dentro il veleno e ti infetta, no? La zecca bisogna metterci tipo una sostanza, tipo l'olio, non so, qualcosa, una sostanza che lei si infastidisce e molla la presa, perché adesso non mi ricordo se olio, cosa bisogna mettere sulla zecca, in modo tale che lei lasci, diciamo, no, senza schiacciarla, perché se la schiacci o se la forzi ti inficca il veleno dentro. E così è il narcisista non devi combatterlo. Devi utilizzare l'olio d'oliva per il narcisista, la criptonite per il narcisista è l'indifferenza. Tratta il narcisista ammoniaca, credo. Ah, può essere ammoniaca? Sì, certo, metti qualcosa, punto. L'ammoniaca, diciamo così, per il narcisista è praticamente l'indifferenza. Dargli indifferenza, cioè trattarlo senza andarla a combattere, perché combatterlo vai sul suo territorio, è un territorio dove lui è predatore, diciamo così. Ovviamente non bisogna neanche essere degli erbivori, cioè nel senso non sto dicendo porgi l'altra guancia, perché ovviamente in una terra di carnivori gli erbivori hanno vita breve, no? Diciamo così. E se tu combatti con un narcisista, la tua vita è quella, dura tanto quanto quella di un gatto in autostrada, perché il narcisista poi scatena desideri di rivalsa. È un territorio popolato da predatori, quello del narcisista.
Per cui bisogna disinnescarli, no? Come una bomba bisogna disinnescarli, bisogna togliergli la forza, e la forza gliela dà il fatto che tu diciamo, crei un legame con il narcisista, e questo è il concetto di fondo, perché loro fanno leva sul legame che riescono a creare con te, sull'innamoramento. Infatti, il narcisista cerca di farti innamorare. Combattere con il narcisista è come lottare con un maiale e sperare di non sporcarsi. Esatto. È come fare quelle battaglie, no? Il catch nel fango e sperare di non sporcarti nel fango. Non è possibile. È bellissimo, Giorgio Cameli. Ricordo, domani sera, mi raccomando, alle 21 abbiamo una live interessantissima sul canale Massimo Taramasco, dove parleremo con un ragazzo bravissimo, amico di Giorgio Cameli. Parleremo di criptovalute, parleremo di realtà virtuale, molto interessante, molto interessante. Ho imparato molto, devo dire. Mi sto informando ancora un po' sulle blockchain, le NFT, queste nuove tecnologie, insomma. Beh, comunque, stavo dicendo, il narcisista è un po' come uno squalo, se vogliamo. Lo squalo non ha pietà per la preda. Lo squalo sente il sangue, no? Il narcisista, come lo squalo sente il sangue, il narcisista sente il codipendente. Potremmo dire che c'è questo parallelismo, no? Lo squalo è attratto dal sangue. Quando c'è una vittima ferita, se c'è uno squalo, è come dire, è il Festival di Sanremo, no? Per lo squalo, a vedere una vittima che perde sangue, perché lo squalo è attratto dal sangue e c'è poco da fare. E lo stesso discorso, il narcisista è, diciamo, è abilissimo nel cogliere i codipendenti, nel cogliere le croce rossine, nel cogliere i croce rossini. Quindi hanno questa tendenza, diciamo, per divorare la vittima, no? Cioè la morsa del narcisista, viene chiamata la morsa del narcisista. Quindi, ma questo sangue, diciamo, di cui si nutre, in realtà ha la funzione di alimentare la sua ferita narcisistica, il suo ego, il suo meccanismo di difesa si nutre, che è veramente debole perché ha un'autostima pari a zero. Ma secondo te è possibile che un vero narcisista, in un rapporto di codipendenti, in un'altra relazione? Ma allora, diciamo così, che il codipendente è un'altra faccia del narcisista. Il codipendente di fatto è, se vogliamo, è un narcisista, perché comunque è una sanguisuga. Ora, però sono due situazioni completamente diverse queste. Sono due situazioni completamente diverse. Quindi, e questo è quello che dobbiamo tenere presente, no? Il termometro migliore, dice Giorgio Cameli, per capire, la sua invidia. Se uno ti dice che gli altri lo invidiano, è già un... Esatto. Ecco, questo sì, excusatio non petita, excusatio manifesta. Tenete l'invidia e quelli che ti dicono che hanno tutti avuto gli ex di merda. Cioè, se incontri una persona che ti dice: ah, tutti i miei ex, tutti i bastardi, tutti i figli di mignotta, tutti stronzi, uno faceva questo, un altro faceva quello, no? Quelli che parlano male di tutte le ex, ad esempio. E sono loro, è come quello che dice: sente la radio, c'è un pazzo in autostrada che va contro mano. Dice: ma come? Qua sono tutti pazzi che vanno contro mano, no? E questo è il concetto. Lui, l'excusatio non petita, l'excusatio manifesta, ma la tira fuori sempre. Quindi invidia, dirà di essere invidiato, dirà che gli altri lo invidiano, dirà che tutti gli altri ce l'hanno con lui, mentre lui è ad averci con tutti gli altri. Dirà che tutti i suoi ex erano pazzi, mentre, o le sue ex, mentre lui, quello pazzo è lui. E quindi vive in una realtà ribaltata, no? Un meccanismo. Infatti, i paranoici, il narcisista è paranoico, è proprio il meccanismo proiettivo, no? Proiettivo. È grande Giorgio Cameli, come quando ti siedi al tavolo di un poker, dice Giorgio: se entro mezz'ora non hai trovato il pollo da spennare, il pollo eri tu. E questo è un altro concetto di fondo, no? È il narcisista, un po' queste caratteristiche. Quindi,
Che facci, gne gne gne. No, il verso dell'ostrica lo fa la Malgasciona quando vuole portare il narcisista sulla cattiva strada. Fa gne, io lo amo, io lo amo, gne, ma io lo amo. E perché non devi più fare l'ostrica, no, l'aragosta bollita, cara Malgasciona. Devi toglietelo dai maroni. Quindi la vera arma, il vero bazooka, il vero, come dire, l'arma vincente, insomma, col narcisista è dargli indifferenza, trattarlo come tratteresti un frigorifero a rotto. Ricalcando anche, perché voi andate a ricalcare, cioè ricalcate anche quello che vi dice il narcisista, esatto, amor che nulla amato, ma questa è un'altra fregatura. Voi potete amare infinitamente il narcisista, intanto è come un buco nero, non percepirà mai di essere amato. Perché è ovvio che se uno non ha mai sperimentato l'amore, no, se non ha mai sperimentato l'amore, non potrai mai ottenere, non potrai mai capire che cos'è l'amore. Quindi tu puoi amare infinitamente il narcisista, farai sempre il tuo dovere. Farei troppo poco. Sono come quei figli che prendono 9 a scuola e il genitore dice: vabbè, potevi prendere anche 10. Cioè, e quello è, no? Cioè, potevi preso 10, potevi prendere 11 se ci fosse stato. Come dire. E quindi che ti denigrano sempre, no? Quindi io, amministratore di condominio narcisista, fagli no contact. L'amministratore, non parliamo di amministratore, ma l'amministratore non gli pagare le rate, non gli pagare le rate, fagli no contact. Eh sì, la metafora dello squalo, perché, beh, certo, il lupo va alla caccia della pecora ferita, non va mai alla caccia del leone o della tigre, no? E questo è un dato di fatto. Una volta ho preso 10 meno di dettato francese, mio padre mi ha detto che me ne avevo preso meno. Esatto. Eh sì, purtroppo questi sono comportamenti per cui niente va bene, no? Ho preso 10 meno, ma come mai hai preso meno? È ovvio, ovvio. Questi sono comportamenti che il narcisista mette in atto, no? Tu fai, che ne so, fai di tutto, ma non è mai abbastanza, perché non lo percepiscono. Anzi, è semplicemente il tuo dovere, no? Se tu lo servi, lo riverisci, lo fai, semplicemente manco si accorge, no? Perché tutto questo va ad alimentare un ego fragile, un'autostima fragile che nessuna impalcatura riuscirà a far restare in piedi. Cioè, non, è come una casa messa lì, costruita sulle sabbie mobili, non starà mai in piedi. E il narcisista, allo stesso modo, non sarà mai una persona sicura, non sarà mai una persona, diciamo, non sarà mai una persona su cui che potrà avere fiducia in se stesso, perché un'altra cosa che manca al narcisista è la self-confidence, la fiducia in se stesso. Il narcisista mica si fida di se stesso, è sempre sul chi va là. Come dire, va a cercare la fiducia negli altri. No, c'è quella metafora del falco, no? Il falco quando sta su un ramo non è che, diciamo, ha paura che il ramo si rompa, perché non delega la sua felicità alla robustezza del ramo, ma la delega alla forza delle sue ali, quindi la delega a se stesso. Il narcisista, non avendo la forza sua, la delega al ramo. È come un falco senza ali, diciamo così, una gallina messa sul ramo, che se il ramo crolla, lui cade. E questo è un dato di fatto, no? Quindi il narcisista non ha forza di suo, va a cercare la forza negli altri e trova forza in se stesso, ad esempio, umiliando gli altri. È come una scimmia, non lascia un ramo se prima non ha afferrato un altro. Anche quello che dice Giorgio Camelli è vero. Il narcisista, infatti, nelle relazioni ha sempre, non sa stare da solo un narcisista, perché ha sempre bisogno di qualcuno che gli dia un approvvigionamento narcisistico. Persone che non sanno stare da sole, ma insomma,
vuol dire che hanno bisogno degli altri, hanno bisogno e sono anche vampiri energetici. Quindi non fidatevi troppo di chi, ah, io ho sempre una fidanzata, un fidanzato, beh, grazie, ma per quale motivo? Perché vuol dire che temi il vuoto, no? Il narcisista è un reattore a vuoto, se vogliamo, no? Quindi è come un'auto che gira ma non fa grip sul terreno. È come se avesse le ruote lisce, no? Ruote completamente lisce, che tu vuoi partire, ma le ruote slittano e non si muove, no? Perché è un reattore a vuoto. Beh, sì, la cosa migliore è scaricarli i narcisisti, certo, è allontanarli, prendere le distanze, mettere delle barriere. Il narcisista di basso volume. Beh, può guarire, tutti possono guarire, come dicevo prima, il narcisista vero e proprio, cioè cambia, ma cambia in apparenza, cioè dicevo prima, il narcisista overt, soprattutto quell'istrionico, è un camaleonte, sembra che cambi, ma in realtà cambia musica, ma l'orchestra è la stessa, cioè. O cambia l'orchestra, ma la musica è la stessa, cioè il suo obiettivo, quello di condizionarti. Quello di sfruttarti, quello di controllarti, quello di svilirti, squalificarti, quegli obiettivi lì restano. Poi sceglierà strade diverse, si muoverà secondo modalità diverse, ma non è che cambia nel senso che dici, cioè qualcuno cambierà pure, nel senso se farà un percorso di crescita personale, un percorso psicoterapeutico, per carità, potrà sicuramente cambiare, ma teniamo presente che è il minimo, no? Quindi il problema di fondo è che non dovete innamorarvi del narcisista e non dovete pensare che con il vostro amore potete cambiarlo. Nel momento in cui notate i comportamenti, tenete presente questo, tagliate i ponti, tagliate definitivamente i ponti, date indifferenza. La vera, come dire, arma contro il narcisista è me ne fotto, sono indifferente, fai quello che ti pare. Se ti fa vivere sensi di colpa, mi suicido, dimmi dove ti suicidi, a che ora, perché a me non piace il sangue, fammi sapere che ora e dove, così io sarò da un'altra parte, in un altro luogo. Questo è, dovete dare l'indifferenza, che c'è o che non c'è uguale, ma dentro dovete aprire questa. Che barba che noia, che barba che noia. E il narcisista è uno che si annoia sempre. E tra l'altro, il discorso è che il codice Cameli, quando una relazione dovrebbe fare un salto quantico, un salto positivo, il narcisista si tira subito indietro, no? Perché si annoia, ha bisogno di nuove fonti di approvvigionamento. Ma in realtà il narcisista non lascia mai nessuno, perché ritornerà sempre. Diciamo così che fa il giro delle sette chiese, no? Narcisista, perché più o meno sette sono più o meno le relazioni che può portare avanti in parallelo, ma non in parallelo sette contemporaneamente, perché i narcisisti poi avranno gli approvvigionamenti primari, ma iniziano poi a fare anche ghosting, a sparire, allo scarto, no? Lo scarto del narcisista. Beh, il salto quantico è creare un'empatia di animo, un'empatia emotiva, questo è il salto quantico, cioè creare un'affinità elettiva, perché le relazioni vanno dalla simpatia, dall'empatia, l'affinità elettiva e poi però peggiorano, perché dopo diventano simbiotiche e la relazione simbiotica e poi c'è il plagio. Però una relazione che fa un salto quantico è quella che passa dall'empatia all'affinità elettiva, dove si crea un'unione d'anima. Il salto successivo e poi diventa negativo perché diventa una relazione simbiotica in cui alla fine di Chip e Chop, no? Alla fine di Chip e Chop è una fine, come dire, misera, no? Per la relazione. Il narcisista utilizza spesso la relazione simbiotica, soprattutto il narcisista covert, perché il narcisista covert vuole, come dire, è una sanguisuga, no? Che ti toglie il sangue, ti toglie il sangue dalle vene, no? Come potremmo dire. Ecco, queste sono un po' le caratteristiche. Per cui date indifferenza e toglietevi dai piedi il narcisista. Una relazione c'è, cioè, affinità elettiva quando c'è condivisione di valori, quando senti che c'è unione di intenti fondamentalmente. Bene, comunque volevo fare questa piccola live per farvi capire che il narcisista non dobbiamo combatterlo, perché se lo combatti va sul suo terreno. Ma devi assolutamente dargli indifferenza, devi
devi assolutamente dargli indifferenza, è più come Willy il coyote, Willy il coglione, eh sì, che quel bip bip non lo prenderà mai, esatto, quel bip bip non lo prenderà, il narcisista è così, giustamente. Bene, allora mi raccomando, domani sera alle ore 21, intanto un saluto a tutti, iscrivetevi al canale, abbonatevi a...